Mi chiamo Vittoria Facchini, vivo in Puglia, Molfetta, in provincia di Bari. E la mia grandissima passione da sempre sono gli albi illustrati e mi occupo di illustrazione, prevalentemente come illustratrice, ma spesso anche come autrice. È ovvio che la parola segno per un disegnatore apre un mondo di una quotidianità fatta dello stare nel segno sui fogli di carta e apre un mondo appunto di racconti di quello che accade tutti i giorni sulla mia scrivania. È un mondo che nel mio caso sottende la possibilità di tantissimi racconti, una serie infinita di racconti che attraverso il segno, facendosi di segno, cioè lasciando delle tracce ripetute o anche non ripetute su un pezzo di carta, si fanno poi, nel mio caso, quelle che diventano le immagini per le mie illustrazioni. Segno è una parola importante, tantissimo, ne parlo spesso quando incontro i giovani in formazione, perché il segno ci rappresenta, che non è un modo di dire così, ma rispetto a dei disegnatori diventa veramente la cifra di un carattere, la cifra di quello che uno è, perché diventa il mezzo con il quale io porto nel visibile un qualcosa di cui sono effettivamente fatta. Probabilmente come nelle impronte digitali, nel timbro di voce, nei caratteri, nell'essere, persino nel fisico, nel come siamo fisicamente, il segno ci appartiene, denuncia, enuncia, presenta una parte fortemente personale di noi stessi, quando ci si concede veramente al proprio segno. Le immagini, secondo me, parlano con il linguaggio delle immagini, che detto così sembra uno sciocco gioco di parole, forse lo è, ma per dire che poi ogni immagine parla un linguaggio che è riferito in senso lato all'immagine, però poi nel suo microcosmo è riferito poi ad ogni singola immagine. È ovvio che io posso rispondere solo in modo fortemente di parte, che è quella di ricondurmi alle immagini di cui io mi occupo, che sono delle immagini editoriali e soprattutto prevalentemente per gli albi illustrati, delle immagini rivolte al pubblico dei bambini, anche se in realtà poi io spero sempre, perché lo desidero, che queste immagini non sono prevalentemente per i bambini, ma sono per tutti. Ma per spiegare che nel mio mondo queste immagini parlano di un linguaggio rivolto più che al farsi vedere, che indubbio che accade per una persona che fa l'illustratore, al farsi sentire. Che cos'è l'illustrazione? Per me significa dare azione a tutta una serie di racconti che si muovono all'interno del racconto che mi viene consegnato. Illustrazione significa stare all'interno di questo studio e di tante cose, soprattutto della presenza quotidiana di tante ore passate su una scrivania a provare, riprovare, riprovare quale può essere quella azione del segno. E quindi illustrazione è questo lavoro quotidiano che accade in questo spazio grazie e complice un segno di una mano, che in realtà sono tanti segni di tante mani, accumulati, affastellati anche in una memoria visiva che è importante. Personalmente lavoro con molto agio con le tecniche miste, per cui le tecniche miste per me significa mescolare tutti i vari strumenti del disegnare, che sono la matita, la penna, piuttosto che i pennelli, piuttosto che i pastelli ad olio, le matite gessose, perché mi piacciono tutti e quindi non saprei veramente cosa scegliere. Il collage moltissimo, lavorare di forbici è una cosa che mi piace moltissimo. Le mie fonti di ispirazioni preferite. Punto primo in assoluto, i libri illustrati che amo di più da sempre, che sono i libri cosiddetti adesso classici e storici, e sono sicuramente ispirazioni
immense per me, non so, penso a Lionni, o penso al mio maestro Lele Luzzati, oppure dei libri che amo particolarmente. Un libro che guardo sempre, vi giuro, è un libro che si chiama La grande domanda di Ilbruck e che per me è una fonte di ispirazione incredibile. Appena devo iniziare un lavoro, inizio con lo sfogliare dei tomoni di artisti classici. È un'operazione che faccio sempre, prima di iniziare a lavorare. Raccontare veramente intorno al lavoro di un racconto, che poi diventa un lavoro di insieme, se lo si fa con un autore, a vantaggio magari di un progetto, di un editore, e raccontare in modo personale, perché mi sembra che per quanto bombardamento, possibilità che abbiamo di bombardamento di immagini e fruizione ampissima di immagini, mi sembra che il segno in questo modo stia perdendo di personalità. Per cui la cosa da auspicare veramente l'illustrazione è quello di mantenersi personale, nel raccontare e, mi ripeto, facendosi sentire, oltre che vedere. In questo momento sono seduta su una seduta che in realtà è un insieme di scatole che mi stanno tenendo, pieno zeppo di progetti, di roba abbozzata, disegnata a metà, scritta, scrivacchiata, di tutta una serie di argomenti. Le cose però che mi sento subito di dire, in particolare, sono tre. Un lavoro sulle lacrime, che vi dico anche esiste, c'è, e che non si riesce a fare pubblicare, perché la parola lacrima, parola, è una parola che lascia evidentemente un segno che appare un po' disdicevole, oppure che forse un po' spaventa, perché probabilmente si porta dentro nel suo territorio di immaginazione un vissuto triste, pesante, drammatico. Invece ho veramente fatto un intero progetto, esistono già tutte le tavole, manca solo un editore. Alle mie spalle, qua non potete vedere, ma c'è appunto una grande tavola con una grande bambina che piange le sue lacrime. Un altro lavoro che mi sento di dire più sottovoce, perché è un lavoro che ho scritto, disegnato in parte, ma che ancora sta lì, non ama tanto farsi vedere, ma esiste, è un lavoro sul seno. Considerato appunto dal punto di vista delle immagini come simbolico per tante cose, di un concetto di femminilità che non è anche quello né performativo né legato necessariamente a certi simboli stereotipi. E invece poi il lavoro che mi può nell'anima e che l'ho scritto, riscritto, disegnato, ridisegnato, ne ho una scatola piena così, è un lavoro sulla morte. E quello spero di riuscire a fare.